Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Gullà. Siete pronti? Speriamo di sì. Allacciatevi le cinture, si decolla. D'oggi il calciomercato entra nel vivo. Tante le trattative che il Palermo sta seguendo. La prima per adesso è quella che porta Massimo Maccarone. L'accordo, come ha detto lo stesso DS del Siena, Giorgio Perinetti, non è ancora stato trovato. Il Palermo, oltre ai soldi, vuole inserire una contropartita tecnica, precisamente Antoni Mazzotta. Ma la società toscana non ha accettato e vorrebbe solo cash, solo contanti. Tra oggi e domani ci sarà un nuovo incontro, anche perché Massimo Maccarone ha fretta di trovare una nuova casa. Tutto dovrebbe comunque concludersi in breve tempo con la firma del giocatore sul contratto del Palermo. Il DS del Siena, Giorgio Perinetti, dopo aver parlato a Stadio News, ha parlato anche a un portale senese e dichiara che con il Palermo si sta cercando di arrivare all'accordo per il trasferimento rosanero di Maccarone. Mi fanno sapere che il giocatore ha già trovato l'accordo con il rosanero. Ora manca il passaggio più importante. Devono accontentare le nostre richieste, che non saranno esagerate, ma legittime, ha detto. A breve incontreremo i dirigenti del Palermo, con cui c'è grande cordialità, e cercheremo di trovare un accordo. Maurizio Zapparini blinda Fabrizio Miccoli, il patrono rosanero. Stadionews.it mette la corazza al capitano rosanero. Io penso che siano tutte operazioni che fa il suo procuratore, non sente niente di dirmi che Miccoli è giocatore del Palermo, resta a Palermo, per cui Miccoli ha 2 anni di contratto. 2 anni, quando ha finito il contratto, vediamo. Vorrebbe rivedere il contratto, ma non si può rivedere il contratto. Miccoli prende già il top per il Palermo, stop chiuso. Palermo ed Eurobet ancora insieme, questo è il comunicato del club rosanero. Il Palermo Calcio annuncia di aver rinnovato l'accordo di sponsorizzazione per la prossima stagione con Eurobet, si legge, una delle aziende leader del mercato delle scommesse in Italia. Delio Rossa ha ribadito l'intenzione di aprire con il rosanero un ciclo a lunga scadenza. Io ho fatto una scelta venendo a Palermo, ha detto, ho assunto un compito preciso, farla diventare una squadra importante. Non sono venuto per campionati di transizione, io una grande già l'alleno. Mi aveva contattato la Fiorentina, è vero, ma ho un contratto qui per tutto l'anno prossimo e con l'opzione per il terzo. Nei prossimi giorni Palermo e Lecce si incontreranno per il centrocampista Gianni Munari. Il giocatore è in comproprietà tra le due società. La compartecipazione potrebbe essere rinnovata e Munari restare un altro anno a Lecce. Così anche per Guana. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.